Carlo, sono di Rigoroso e sono un dilettante rispetto ad alcuni tipo Mario, Fasciolo, Grande Brunetti, ma sono circa 12 anni che sono dentro a sto delirio. Volevo solo dirvi tre cose, e vado contro i dettami della comunicazione e ve le dico tutte in forma negativa. Primo, non dovete pensare che se questa cosa cade dall'alto, ve la propongono, sia una cosa che va fatta comunque. Mi è capitato tante volte di sentire, ma se hanno deciso di follow, vedi che servo, vedi che bisogna follow comunque, magari mi sul mondo capì mela che ha fatto. No, non è così. Non è così perché io ho avuto il piacere di vedere il progetto precedente a questo proprio nel dettaglio. Ed era fatto malissimo, scritto male. Chiunque di voi lavora in una qualche azienda e dovesse mai osare presentare un progetto del genere, lo manderebbero via a calci. Quindi il fatto che lo propongano dall'alto non vuol dire che sia una cosa che va fatta comunque, che ci sono delle motivazioni alte o significative. No, non è così. Non credeteci. Secondo, non dovete credere a tutto quello che vedete scritto sui giornali, che sentite in televisione, che vi raccontano, che sentite dalle interviste soprattutto dei politici. Parlo di giornali soprattutto a livello nazionale, per fortuna localmente abbiamo qualcuno un po' più illuminato che scrive le cose più o meno come vanno, però bisogna cercare di informarsi meglio, informarsi chi può andando su internet, sul sito di Brunetti o sul sito Terzo Valico, che comunque poi vi ricorderanno che esiste ed è molto ben documentato. Terza cosa, non abbiate paura di parlarne. Io voglio andare contro quello che hanno detto gli altri che vedevano le cose in modo positivo. Secondo me stasera siamo pochi. Io non so quanta gente c'è veramente di Arquata stasera, perché c'è tanta gente di fuori. Una cosa del genere dovrebbe esserci pieno lì nella strada, dovremmo mettere fuori il video per far sentire le cose fuori. Perché qui ci sarà un 1% della popolazione di Arquata. Non abbiate paura di parlarne quando siete con gli amici, con i vostri conoscenti. Io in 12 anni, ogni volta che ne parlo con qualcuno, mi rendo conto che mi dicono «Ah, ma perché lo fanno?» Oppure «Ah, ma tanto ormai hanno deciso di farlo?» Oppure se dico che c'è l'assemblea del Terzo Valico, mi dicono «Che palle!» Rompete le palle, ragazzi! Rompete le scatole e raccontate quello che sentite, quello che leggete, quello su cui vi documentate. Perché la gente ha bisogno di sapere, quando si fanno delle manifestazioni bisogna esserci, far capire che ci siamo, assolutamente, grazie.